Siamo a Malles, in Alta Val Venosta, località che sorge vicino al confine tra Italia, Svizzera e Austria. Quasi 20 anni fa è stata fondata la Scuola Superiore per gli Sport Invernali Claudia von Medici, una scuola d'élite per giovani atlete e atleti dell'intero Euregio, Tirolo, Alto Adige e Trentino, nonché del resto del mondo. L'obiettivo primario della scuola bilingue è quello di offrire non soltanto le basi per una carriera sportiva professionale, ma allo stesso tempo permettere una formazione scolastica di alto livello che porti poi alla maturità. Qui si parla di piste da sci, piste di fondo, tracciati per slitte, biathlon, ma anche si discute di banchi di scuola e vita in collegio. Buongiorno, saluti qui a Malles, nella scuola sportiva Sport Invernale. Se venite con me vi presento la scuola. La scuola Euregio ha stretti rapporti transfrontalieri con la rete Terra Retica e attua con successo diversi progetti di Interreg 4. In totale sono 150 i ragazzi che frequentano la scuola, che può contare su un pool di 90 professionisti tra insegnanti, allenatori, fisioterapisti. Il numero di studenti per classe è in genere contenuto in modo da permettere un insegnamento qualitativo a misura d'uomo. Ampi gli spazi offerti per una istruzione aperta in tutti i sensi, per mettere in cantiere e realizzare innovative piattaforme di insegnamento. Dal punto di vista europeo raccoglie consensi l'idea di mettere in rete, a livello internazionale, la Scuola Sport Invernali di Malles. Uno dei tanti progetti andati a buon fine è stato il partenariato con il gemellato e famoso ginnasio sci di Stams nel Tirolo del Nord. Una collaborazione che prevede, ad intervalli regolari, corsi di formazione per insegnanti e allenatori. Esistono poi altre sinergie importanti con una scuola statunitense nel Vermont e una in Olanda. Ma le eccellenze della scuola di Malles non si fermano qui. Noi proponiamo soprattutto nei primi 2 anni ore aggiuntive e i ragazzi possono fare con me tedesco nelle ore di italiano, perché l'italiano ovviamente lo parlano abbastanza bene. Gli studenti che vengono qui dal Nord Tirolo, anche loro hanno l'opportunità di essere insegnati in italiano, ovviamente. La scuola dei sport invernali superiori è già una scuola Euregio, perché proprio con l'opportunità di avere qui studenti che vengono sia dal Nord Tirolo, dal Trentino, dall'Alto Adige, possiamo vedere certi aspetti anche della storia locale sotto questi punti di vista diversi, e questo arricchisce molto le lezioni, e sono molto grato di questa situazione. Il direttore Gustav Cenet ci accompagna a scoprire i diversi spazi all'interno della scuola, dove possiamo assistere all'allenamento quotidiano per le molte discipline che vengono approfondite qui: sci alpino, biathlon, sci di fondo, slittino su pista naturale e artificiale, snowboard. 4 giovani provenienti dall'Alto Adige, dal Tirolo e dal Trentino ci spiegano le motivazioni che li hanno portati a scegliere la scuola sport invernali di Malles. L'aspetto delle lingue era anche molto importante per me, perché quando ci sono delle persone anche che hanno la madrelingua italiana si può studiare meglio l'italiano quando si parla tanto. Questa scuola ha le relazioni con altre scuole in altri stati, per esempio negli Stati Uniti, in America. Abbiamo anche della possibilità di andare di là per qualche settimana, e così si può studiare meglio le lingue. Ho scelto questa scuola perché penso sia molto importante avere una buona istruzione e contemporaneamente poter praticare il nostro sport, la nostra passione e avere i nostri sogni. Esiste una scuola simile, uno ski college a Pozza di Fassa, sarebbe stato anche più vicino a casa mia, però ho scelto questa scuola perché penso siano molto importanti anche le lingue, e questa scuola sicuramente dà un'ottima possibilità. Anche per Stefan e Anna-Lena l'apprendimento e la formazione sportiva è stato il vero motivo per scegliere questa scuola. Io studio qui il sport biathlon, il poligono e le piste in Val Martello sono ottime, e anche in Slincia è ottimo a allenare, ma il poligono è un po' più piccolo. Io ho scelto questa scuola perché mi piace che lo sport e la scuola sono insieme,
Sì, io studio italiano e questo mi piace. Ma che importanza avrebbe una scuola di sport invernali se non si avessero anche ottime possibilità di allenamento all'esterno, quasi sulla porta della scuola? La scuola sport invernali a Malles riesce a rispondere perfettamente anche a questa esigenza. Le giornate sono scandite dai programmi elaborati dagli allenatori, il che è indispensabile per raggiungere livelli sportivi di altissima qualità. Soltanto in questo modo si possono formare future campionesse e campioni. La Scuola Superiore Sport Invernali di Malles ha tutti i presupposti per raggiungere questi ambiziosi traguardi. Lo dimostrano i numerosi successi dei campioni formati in questa scuola nel recente passato. Spero di avervi dato una buona impressione della Scuola Sportiva Invernale di Malles, della forse futura scuola Oeregio, e vi auguro un buon proseguimento.